Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugiona Barcaccio. Quest'oggi andiamo a parlare di tutte quelle notizie che stanno gravitando sul mondo rosso-blu del nostro Bologna Football Club. Parleremo dunque di calciomercato, parleremo di eventuali sostituti di Mihajlovic e soprattutto parliamo di colui che sembra ormai prossimo ad uscire dal casello di Casalecchio. Va bene? Vi dico tutto, però voi prima dovete subito fare una cosa per me, anzi tre: iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, prendere il vostro terminale qua e condividere il canale con i vostri amici di Federo Blu su Blu, e non solo, e lasciare ora un mi piacino al video dell'Ugiona Barcaccio. Partiamo con le belle notizie. Chi l'avrebbe mai detto solamente 6 mesi fa che un personaggio del calibro di Giovanni Sartori, l'uomo dei miracoli di Chievo, Verona e anche dell'Atalanta, potesse sbarcare qua a Bologna? Si dice che sia prossimo all'uscita, ok, in tangenziale lì, quella giusta, in autostrada Casalecchio, uscita Casalecchio, e sembra ormai cosa fatta. Tendiamo solamente il fine del campionato, dove con tutta probabilità poi arriverà a questo punto l'ufficializzazione di tale passaggio. Bene, e soprattutto tale arrivo vuole anche significare che cosa? L'uscita, e ripeto, finalmente, di Riccardo Bigon. Ok, finalmente, io finché non lo vedo non ci credo, devo essere anche onesto. Di cui si parla, tra l'altro, in essere in procinto d'amicamento con l'Udinese Calcio. Io mando a loro un grosso abbraccio in tal caso. Comunque, oltre a Giovanni Sartori in arrivo, cosa che tra l'altro avevo già annunciato ieri, o cosa avevo detto? Se arriva Giovanni Sartori, state pur certi che una cosa che farà è mandare via, anzi, cambiare la guida tecnica. Diciamolo in questa maniera. La prima cosa che Giovanni Sartori farà, secondo me, qualora dovesse arrivare, qualora dovesse avere pieni poteri, come ci si augura che sia, sarà mandare via Siniša Mihajlović, che non si accingerebbe dunque a fare il suo quinto anno, che sarebbe veramente cosa tremebonda, lasciatemelo dire, perché sarebbe veramente cosa, praticamente un prodromo di fallimento già ancora che prima che iniziasse la prestagione. E adesso, oggi, ad esempio, il Resto del Carlino rimbalza una notizia che vorrebbe il Bologna essere interessato, grazie al Giovanni Sartori, all'acquisizione di Roberto De Zerbi, l'attuale allenatore, anzi non più, perché è stato lasciato libero dallo Shakhtar dopo il conflitto appunto che c'è in Ucraina. Quindi Roberto De Zerbi è libero di firmare con la qualsivoglia altra squadra. Quindi la notizia grande è che Roberto De Zerbi è sul mercato, e tra l'altro il suo ingaggio è intorno ai 2 milioni di euro. Quindi, visto e considerato che li si dava a Mihajlovic, la mia mente un po' malata mi verrebbe da dire perché non li si possono dare anche a Roberto De Zerbi, che mi sembra di tattica, perdonatemi, ne sappia qualcosa anche in più. Va bene? Quindi non vedo perché non possa essere fattibile, e adesso già il fatto che se ne comincia a parlare, io sento già aria diversa se apro le finestre, lasciatemelo dire. Spero che anche questa notizia, visto e considerato che per l'appunto, ripeto, De Zerbi è stato liberato dallo Shakhtar di Donetsk, io spero che ci sia un'accelerata tra questo fine settimana e la prossima, tutt'al più al più tardi, magari tra 2 settimane, che possa arrivare l'annuncio. Allontanamento di Siniša Mihajlović, lo si ringrazia in maniera molto ampia, va bene, ci andiamo a prendere anche tutti 2 caffè, ok, un amaro insieme al vecchio Siniša, e ci parliamo con lui molto allegramente di filosofia, quanto si vuole, però poi ufficializziamo l'arrivo in panchina come allenatore del nuovo Bologna, magari una figura alla Roberto De Zerbi. Molto bene, queste le notizie belle, diciamo, che stanno gravitando intorno a noi. Poi ce ne sono di meno belle. Io continuo a non capire esattamente cosa ci stia facendo Riccardo Bigon a Londra. Sembra che abbia praticamente venduto Ikei
Non è ben chiaro a quale cifra, c'è chi scrive 20 milioni, c'è chi scrive addirittura 25 milioni, c'è chi scrive addirittura che si attende il rilancio del Napoli Calcio, anche lui interessato all'acquisizione di Harun Ikei, però sembra che sia praticamente cosa fatta la sua, la sua dipartita, addirittura pare che Riccardo Bigon possa piazzare anche il Teate, che sarebbe corteggiato, a secondo di quello che rimbalzano i giornali, dal West Ham United. Quindi anche il Teate non è chiara eventualmente la cifra, anche perché penso che sia un adesso un imbeccamento iniziale, ma sembra che anche lui possa essere in partenza. Questo perché? Questo potrebbe anche essere, prodromo, obiettivamente, se così fosse, davvero ad un cambio allenatore. Perché? Perché una cosa che, ad esempio, Roberto De Zerbi non fa è usare la difesa 3. E quindi con Roberto De Zerbi si tornerebbe con la difesa a 4. Perché Roberto De Zerbi gioca con il modulo a 4. Quindi giocando a 4 magari, appunto, si coglie l'occasione di cedere quelli che sono in linea teorica, vedi soprattutto Ike, perché poi a livello il Teate, va anche detto che il Teate ha sempre giocato con la difesa a 3, va anche detto questo, che bisognerebbe quindi poi vedere e provarlo in un'eventuale difesa a 4, perché anche quando era in Belgio giocava con la difesa a 3, chissà mai che in realtà non ci siano delle situazioni molto più avanzate e che il Bologna abbia dato mandato per l'appunto ultimo a Bigon di cedere quei pezzi che sanno che non potranno fare parte del nuovo Bologna, perché mai, chissà mai che il Bologna non si sia mosso in anticipo e che in realtà Roberto De Zerbi sia praticamente già cosa fatta, hanno già parlato con lui e lui ha dato, appunto, visto e considerato che bisogna fare delle cessioni, mandato di cedere questi giocatori. Chissà, staremo a vedere. Fatto sta che sembra che il Bologna si stia muovendo, ok, e io mi auguro che se si sta muovendo, ci stia muovendo con ragione di logica, perché altrimenti, qui riavvolgo un attimo il nastro di quello che stavo dicendo, non mi spiego perché dare mandato a Riccardo Bigon di andare a Londra per vendere taluni giocatori quando sai già che tra poche settimane allontanerai Bigon per prendere Giovanni Sartori. Io spero che si sia, tutto un accordo tra questa situazione che si andrà a verificare e che Riccardo Bigon stia lavorando quasi per conto, a questo punto, dei dettami dati da Giovanni Sartori in arrivo, perché altrimenti sarebbe situazione veramente altamente grottesca. Io non penso che Giovanni Sartori, appunto, sia concorde, altrimenti se non in questa maniera che vi ho poc'anzi detto. Questo è quanto, appunto, oggi vi volevo dire. Quindi, insomma, c'è area di cambiamento, si spera che quest'area di cambiamento possa essere concretizzata dopo la partita di sabato, mi pare che si giochi alle 17:15, tra l'altro, contro il Genova, che sancirà finalmente, lasciatemi dire, la fine di questo campionato veramente sotto le righe. Guardate, c'è stata un'immagine, questa esula un po' dal mondo rossoblu, ma che mi ha fatto molta tristezza, a dire il vero. Ho visto la vittoria ieri della Sampdoria sulla Fiorentina e ho visto alla fine partita uno stadio intero che sembrava festeggiare lo scudetto per la permanenza in Serie A della Doria. Guardate, è un'immagine sconsolante per me. Va detto che certamente la situazione là a Genova, sponda blucerchiata, non è come quella nostra, perché c'è una situazione veramente come una bomba che potrebbe scoppiare da un momento all'altro, nel senso che praticamente non si sa neanche di chi siano proprietà, di il vero. Però insomma, vedere delle cose del genere mi fanno ricordare come vorrei mai, una cosa che non vorrei mai vedere, appunto, più qua a Bologna, e che invece mi ha, appunto, colpito, perché mi ha risuonato tantissimo, perché c'è gente, e qui torniamo a parlare del Bologna, che considera il 13° posto di quest'anno, vi giuro, un gran bel campionato, ve lo giuro. Ho parlato con gente che mi ha detto il campionato del Bologna quest'anno mi ha fatto godere. Io alzo le mani quando sento certi tifosi, poi per carità, ognuno può pensare quello che volete,
Però insomma, quello che si voglia, però insomma, dai, Che te ne fai di saputo se poi ragioni così? Perché e questo è il pezzo mancante. Che te ne fai, caro avventore, che sei contento di un campionato del genere, di avere Joe grazie saputo? Se poi ti accontenti, come se avessi un Guaraldi qualsiasi, cioè, ti accontenti di che cosa? Ti accontenti dell'iscrizione al campionato? Ti accontenti di avere giocatori di proprietà? Ma vorrei anche ben vedere che con l'arrivo di Joe grazie saputo non sia così. Questo è il minimo insindacabile. Quello che ti dovrebbe far incazzare come una biscia è che, viste le disponibilità di cui siamo a disposizione, noi siamo oggi equiparabili a società quali Sampdoria, a società quali Udinese, ok? A società, anzi, anche peggio, quali Verona e Sassuolo. Ti dovrebbe far incazzare come una biscia, perché si potrebbe, ma non si vuole, ok? Si potrebbe, ma non si vuole. Quando tirate fuori i Guaraldi, Porcedda, all'epoca non si poteva, neanche volendo, perché era gente che non li aveva e ottenevano, grosso modo, quasi quello che stiamo ottenendo noi oggi, per dire. Ok? Poi certo, si andava in Serie B, ma perché non si investiva. Non si investiva, non ce li avevano, tu capisci, non ce li avevano, facevano quel che potevano. Adesso ce li abbiamo, ok? Se tu vedi un ragazzo che ha delle potenzialità, ma è svaccato, e ottiene 4 come il Somaro che ha un QI basso, e anche se si impegna otterrebbe lo stesso 4, ma te non ti incazzi? Io mi incazzerei come una biscia, perché abbiamo un ragazzo che può, perché c'ha un QI molto alto, e tu hai capito cosa intendo per QI in questo caso. Ma se poi mi piglia 4 nel compito di matematica, io mi incazzerei. Te cosa dici? Anche perché poi, e questa è un'altra nozione che vi do a quegli avventori che pensano così, se te non vai mai a richiedere a quel bambino dal QI alto, ma che ti prende 4 in matematica, qualcosa di più, il QI, guardate che si abbassa, Il QI va allenato, ragazzi. Quindi voi capite che è un ragionamento proprio sbagliato nel profondo quello che alcuni partoriscono. Detto questo, per il momento quello che volevo dirvi oggi è tale: attivate il campanaccio pastorale, perché qua incominceranno a susseguirsi, secondo me, nelle prossime settimane, già nei prossimi giorni, notizie veramente, ok, che qua daremo aria e fiato alla bocca per raccontarvele. Bene, attivate il campanaccio e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierata!